Un buongiorno a tutti, benvenuti qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota. Quest'oggi è una giornata un poco grigia, Giacchino Cavaliere. Stiamo attendendo le formazioni da entrambe le squadre, la nostra la possiamo già dare, anche perché in effetti non cambia molto nella nostra formazione. Con il numero 1 vediamo Nichi Milano, con il numero 2 se non vado errato è De Luca Michele, con il numero 3 è il nostro Marotta, con il numero 4 è il nostro Danapre. Allora, con il numero 5 Giovanni Ierofalo, con il numero 4 sempre Marotta, con il numero 3 ho detto Marotta, con il numero 7 Giovinco, con il numero 8 Mattia, con il numero 10 Saturno, con il numero 11 Cesuè. Posizione del mister, poi vediamo la formazione ospite. La formazione del Santa Barbara, ricordiamo il conto di calcio tra Ligusati e Santa Barbara. Con il numero 1 Carnella Aniello, con il numero 2 Baratta Ido, con il numero 3 D'Alessandro Crescenzio, con il numero 4 Cavaliere Aniello, con il numero 5 Ferola Antonello, con il numero 6 Amato Leonardo, con il numero 7 Rocco Nicola, con il numero 8 Rovelli Aniello, con il numero 9 Le opere Arstide, con il numero 10 Galietta Marco, con il numero 11 Ferola Tommasino, con il numero 12 a disposizione del mister Maffea Marco, con il numero 13 D'Alessandro Luca, con il numero 14 Chirico Giuseppe, con il numero 15 D'Alessandro Aniello, con il numero 16 Agresta Giuseppe, con il numero 17 Cola Francesco, con il numero 18 Barbara Luca. Subito l'azione in avanti, ecco che abbiamo visto spinto leggermente il nostro piccolo Giovinco, però nulla per guida ancora, con il numero 4 che gestisce palla del Santa Barbara, per il numero 10 ancora fanno girare palla, mettono in avanti dove ha qualche difficoltà il numero 9, infatti ne approfittiamo e prendiamo palla con il nostro capitano, pallone tessissimo dove arriva Gesuè con difficoltà, infatti è il Santa Barbara che ne approfitta con ancora Gesuè ancora per il nostro De Luca che fa girare palla per Saggioma la butta in avanti dove però non c'è nessuno, quindi gestiamo palla con Marotta, cerchiamo fallo laterale a favore degli Ligusati, si presta a battere il nostro Marotta, lunga per Giovinco all'indietro per Marotta, sono entrambi i fratelli Marotta, quindi ancora Gesuè qualche difficoltà, infatti perdiamo palla, la riconquistiamo con il nostro Marotta che la mette in avanti, stavolta la perdiamo, quindi ancora Saturno Bellini cerca di servire Giovinco, non riesce, e svirgola il numero 3 del Santa Barbara e quindi conquistiamo un fallo laterale in zona d'attacco, si presta a battere il nostro De Luca, quindi De Luca per il nostro Aldo che la mette direttamente in fallo laterale questa volta a favore del Santa Barbara, ancora si mette a battere il numero 3 in avanti, De Luca si rimette direttamente in fallo laterale ancora il numero 8 che gestisce palla in avanti per il numero 7, si tratta di Rocco Nicola dove c'è il nostro capitano che capisce tutto, quindi la riesce a mettere in avanti per Marotta, ancora per Garofalo, Marotta che gestisce ancora Marotta per Saturno che va via, cerca di andare via ma non riesce, è ancora ovviamente è lui comunque che gestisce palla per Saggiomo, Mattia qualche difficoltà poi per De Luca che va via benissimo, ancora De Luca bella la finta di De Luca per Mattia, ancora Mattia cerca di andare via, non riesce, fallo laterale a favore degli Ligusati, si presta a battere ancora il nostro De Luca in fase di attacco per Aldo, ancora Aldo cerca di girarsi, non riesce, quindi fallo laterale a favore degli Ligusati, prendiamo qualche metro ma ancora di fallo laterale si tratta, ancora per Aldo che non riesce a mettere a terra, quindi al Santa Barbara che gestisce con il numero 9, fallo laterale a favore del Santa Barbara, proprio sotto la nostra postazione, se presta a battere il numero 3 D'Alessandro
la rimette in avanti ancora il numero 10, dove con nessuna difficoltà il nostro Garofalo alle braccia del nostro portiere Nichi. Ancora niente da fare, non riesce a prendere palla il nostro Aldo, il pin dell'11 del Santa Barbara che ne approfitta, però Saturno gestisce palla a fallo ai danni del... Saranno Nichi, come dicevamo, ancora bene Giovinco che in gioco, va via Giovinco, ancora Giovinco in avanti, cerca di andare via, non riesce, l'ultimo tocco è proprio del numero 6 del Santa Barbara, quindi si tratta di Amato Leonardo che la mette fuori in fallo laterale e in questo momento dice l'arbitro che si tratta di controfallo, quindi è Baratta Ido che si presta a battere. Bene ancora per Santa Barbara che cerca di andare in avanti con il numero 8, cambia gioco dove c'è De Luca che capisce tutto, ha qualche difficoltà, poi Gesue ci mette una pezza, ancora benissimo la finta di Gesue per Mattia, ancora Mattia che la mette in avanti per Aldo, ottimo questa volta per Aldo, bene Gesue, ancora Gesue in avanti, la mette in mezzo, però non riesce, conquistiamo un calcio d'angolo quando siamo giunti, minuti e secondi precisi, Cecchino Cavalieri, al quinto minuto di gioco. Quinto minuto di gioco, calcio d'angolo a favore degli Cusati. Ricordiamo ancora il parziale, 0-0. Si presta a battere il nostro numero 10, Saturno Aldo. Salgono le torri. Sale Marotta, sale il nostro Saggiomo. Area super affollata. Ecco Saturno, vediamo, la mette alta, benissimo, centro, dove però non riesce ad impattare il nostro Saggiomo. Ecco Mattia, esattamente fallo ai danni del numero 9 del Santa Barbara. Cerchino Cavalieri, niente, si è partito bene, Licusati si vede motivato, diverso dalla scorsa settimana perché avevamo visto un poco spento, un poco che in effetti si era letta quella partita, anche se con il vantaggio comunque non avevamo visto quel Licusati brillante come le scorse volte. Durante le feste non si erano preparate a dovere. Ma speriamo che questa sia la partita decisiva per riagganciare ovviamente la capolista. Anche dobbiamo ricordare che Licusati comunque ha una partita in meno, quindi ha una partita da recuperare, alla quale con questa e l'altra vittoria, noi sperando con tutti gli scongiuri, potremmo così riagganciare la capolista. Comunque ritorniamo alla partita, De Luca ancora fallo laterale per i Licusati, ancora Gesue cerca di mettere a terra, ci riesce, ancora per Saturno, va via in mezzo a due, benissimo la finta di Saturno, non riesce la terza, fallo ai danni di Saturno che è a terra dolorante. Dai Aldo, dai! Quindi si rialza in questo momento il nostro Saturno, ecco che ovviamente Saturno chiede la distanza al... Albino, ecco che è proprio Saturno che si presta a battere. Guarda bene. Mettila bene, Aldo. Marotta e De Luca questa volta nell'area avversaria. Vediamo se in questo momento Saturno. Ecco Saturno. Ottima girare per De Luca che non imbatta per nulla bene. Peccato, era un'ottima palla. Cecchino Cavalieri, peccato per noi, questa era una buona occasione per i Licusati, una punizione battuta bene dal nostro Saturno a tagliare sul secondo palo De Luca che non prende il tempo impreciso, quindi così regaliamo un'ottima occasione. Ne veste da fondo che in questo momento viene battuta dal portiere del Santa Barbara, ancora Saturno che subisce fallo in questo momento. Fallo concesso ovviamente dall'arbitro, chiede scusa il calciatore del Santa Barbara, ancora si presta a battere Garofalo, siamo oltre la metà campo, dal lato opposto della nostra postazione, lascia per Saturno, ecco che ancora ovviamente Saturno dice che devono retreggiare qualche metro, infatti in questo momento l'arbitro consente qualche metro indietro ai calciatori del Santa Barbara. Si presta a battere, tutto è pronto per la tutta, ecco, la mette ancora in mezzo, dove Gesue è in posizione di fuorigioco, però sinceramente Giacchino, bisogna rivederla questa, io a me sembrava tanto che il capitano del
del Santa Barbara mantenesse in gioco il nostro calciatore. Ma l'arbitro era messo in linea, ha visto meglio di noi dall'altra parte. Ma sicuramente era ovviamente più defilato di noi. E io non voglio discutere su questa fuorigioco. Era piazzato bene l'arbitro. Questa sera ancora Santa Barbara che si può stare in avanti, ancora Saturno che non riesce a prendere palla in primo momento, poi adesso fallo. Fallo ai danni del nostro Saturno. Siamo proprio terzi del cerchio del centrocampo. Si presta a battere il nostro Garofalo. Garofalo per Marotta. Marotta che la mette al centro dove però non c'è nessuno. Ha qualche difficoltà. Questo è il numero 3 del Santa Barbara. Il ragazzo, sì. E quindi possiamo approfittare di queste decisioni. Ancora il nostro portiere Nichi. Ecco per Garofalo. Garofalo lunga per Saturno, non riesce. Conquistiamo un fallo laterale. Fallo laterale quanto siamo giunti al decimo minuto di gioco. Ricordiamo ancora il parziale 0-0. Ancora il nostro Annuzzi. Va via bene, ancora Annuzzi, bene. Eccolo, cerca di mettere verso il centro, ci riesce in questo momento, imbatta sul calciatore del Santa Barbara. Ancora Marotta tira direttamente, lontanissimo però dalla porta del portiere del Santa Barbara. Quindi si trattava di rimessa dal fondo. È proprio il numero 5 però Antonello che si presta a battere, fa segno ai propri uomini di salire. Rimessa dal fondo, proviamo Marotta e in questo momento conclude, tira bene, non batte bene infatti il calciatore del Santa Barbara, ha qualche difficoltà, pallone messo a campanile dove mozza il nostro Aldo Benissimo. No, ecco Giacchino, questa qua infatti questa occasione l'ho vista proprio chiaro, c'è il numero 6 che non voglio esagerare ma era un metro abbondantemente in indietro del nostro numero 7 Boiano. Vabbè, la diamo per buona anche questa. Mette il pallone in avanti in questo momento il Santa Barbara. Ancora De Luca, ancora Saturno. Saturno mette a terra, bene per Mattia, per il nostro Giovinco. Giovinco che va via bene con una finta. Ancora Giovinco, Giovinco che gestisce palla, il nostro piccolo Giovinco la mette in mezzo per Saturno. Saturno sua volta cercava di metterla a Giosuè, forse in quella posizione era buono che avrebbe calciato. Ancora Garofalo per Mattia, Mattia che mette a terra, Marotta che gestisce palla, ancora Giosuè, Giosuè ben, ancora fallo laterale a metà del centrocampo, ovviamente il calciatore del Santa Barbara si fa sentire perché non vede pressare i nostri calciatori. De Luca mette ancora fallo laterale, vediamo, no la riprende ancora, no. Ma questa non era uscita sinceramente, comunque fallo laterale a favore degli Guisati, e proprio il nostro De Luca che si presta a battere, ancora De Luca, niente, Mattia non riesce, quindi ancora in avanti dove però c'è Marotta, imprecisissimo il pesto, ancora Giovinco, Giovinco che effetto il gioco, no! Peccato, peccato, non è stato freddo il nostro piccolo Giovinco, un'ottima palla per il Giovinco rimessa dal nostro Marotta. Peccato, peccato per noi, peccato per noi perché veramente abbiamo sfumato una grande occasione, prima con il nostro De Luca Michele e adesso con il nostro Boiano Gennaro, il nostro soprannominato Giovinco. Due occasioni che potevano essere due gol. Ecco, rimessa dal fondo a favore del Santa Barbara, è sempre il capitano, si mette in avanti, ancora per il nostro Saggiomo, Marotta, vediamo se riesce a prendere palla, niente, mettono in avanti ancora il calciatore del Santa Barbara, riesce ancora, ancora Marotta, Marotta, vediamo Giovinco, va via bene ancora Giovinco, Giovinco benissimo ancora, no, tenta una finta di troppo, da quest'altra parte era liberissimo Giosuè. Peccato, poteva tranquillamente cambiare gioco. Ancora Mattia, infatti in questo momento è il nostro allenatore che sta dando indicazioni giuste perché dice che da quest'altra parte, come ovviamente dicevamo,
c'era Giosuè Solo. Sbaglia di più il Santa Barbara. Sì, sì, sicuramente sbaglia molto di più. Quindi rimessa dal fondo a favore del Santa Barbara, si presta a battere sempre il capitano, rimessa lungo proprio sul cerchio del centrocampo, fallo concesso al numero 10 del Santa Barbara, si tratta di Caglietti Marco. Ovviamente il nostro mister si fa sentire tantissimo, anche perché in effetti vogliono ecco, siamo proprio sulla, come dicevo, sul cerchio del centrocampo, si presta a battere il numero 6 Amato Leonardo, mette basta per il numero 4, ancora cerca di gestire palla, ci riesce, finta sul nostro calciatore, sul nostro Marotta, fuorigioco, posizione esatta. Sapete che l'arbitro i fuorigiochi li vede bene, ma questa volta si era molto vicino. No, è sempre vicino, ma non lo so l'arbitro. È uno che corre, sicuramente correrà, però quella di prima non sono molto sicuro. Ancora Gesue, ancora fallo laterale a favore degli Liquisati, l'ultimo tocco è proprio del numero 3 del Santa Barbara, ancora Gesue che ne mette in male modo, infatti fallo laterale a favore degli Liquisati, si tratta del nostro De Luca che si presta a battere per Mattia, nulla da fare, il Santa Barbara che si va in avanti con il numero 7, benissimo Marotta, fallo ai danni del nostro numero 4 Marotta, viene concesso in questo momento, ecco il nostro Garofalo che ovviamente vuole che la nostra calciatore prenda la posizione, ancora e Garofalo la mette in avanti per ancora niente, sì, questa volta era al di là Gesù. Ma che? Battrà che lo pallone. Quindi ancora fuori gioco. Si presta a battere sempre il numero 6 Amato. Messa lunga. Dove c'è il nostro capitano Saggiomo. Prende palla ancora per Saturno che la mette a terra, Saturno però non riesce a saltare l'uomo, quindi conquistiamo un fallo laterale a favore degli Liquisati, ancora Marotta per il nostro Garofalo, ancora Saggiomo, siamo palla, mette in avanti per Aldo, ancora il nostro Iannuzzi, non riesce ad andare via, ancora De Luca, bene, per Mattia, ancora Mattia, fallo laterale a favore delle Liquisati, concede il fallo alla Santa Barbara. Ecco che si resta a battere il numero 8, si tratta di Rovelli Aniello. Ancora Luca che qualche difficoltà, ancora Santa Barbara in avanti con il numero 8, in avanti ancora serie di finti per il numero 8, la mette indietro per il numero 11, cerca di giocarla, ancora Mattia che va a pressare, non assolutamente scivola il numero 11, infatti l'arbitro non concede nulla, si lamentano su dalla panchina, però assolutamente non c'è stato nulla, però in questo caso c'è fallo perché il nostro Saturno prende sul braccio quindi la palla e concede il fallo al Santa Barbara. Quando siamo giunti Giacchino al 18° minuto di gioco, ricordiamo ancora il parziale 0-0 qui al Papa Giovanni in Capirotta, si presta a battere il numero 8 Rovelli Aniello, direttamente fra le braccia del nostro portiere Nichi. Ecco ovviamente a segno i propri compagni di salire per il nostro Iannuzzi che non riesce a prendere palla, ancora Mattia, l'ultimo tocco ed è proprio di un calciatore del Santa Barbara, si spinge a battere il nostro De Luca subito per il nostro Iannuzzi che
l'ultimo tocco è proprio di un calciatore del Santa Barbara, quindi è calcio d'angolo, calcio da... No, rimessa dal fondo a favore del Santa Barbara. L'arbitro dice che l'ultimo tocco è stato proprio del nostro Iannuzzi. Questa parte sempre il capitano Santa Barbara, ancora Marotta. Numero 7 del Santa Barbara che gestisce palla, cerca di andare in avanti, ci riesce in qualche modo. Ancora ottima la finta del calciatore Santa Barbara, che mette una bella palla, ecco che nel nostro Tenichi, benissimo l'uscita, ottimo il tempo del nostro portiere Michi. La mette benissimo però il nostro portiere, e quindi il Santa Barbara che ne approfitta, rimette palla in avanti dove c'è ancora il nostro portiere, rimette palla, la rimette con le mani per Marotta, ancora Marotta per Saturno, Saturno quindi conquistiamo un fallo laterale, prendiamo qualche metro, ancora Garofalo, è scesa l'intensità dei primi minuti, ancora Saggiomo, ancora Iannuzzi che non riesce però a mettere a terra questa palla, ecco che appoggiati, vai in gol, ancora il nostro Garofalo, Garofalo bruttissima, fallo laterale a favore del Santa Barbara, ancora Marotta, lotta per Mattia, ancora Saturno, Saturno che va via sulla linea, ma tanto è forte, non ci ha affusciato prima, se non ci ha affusciato prima, ha buttato, tanto è forte. Fallo laterale ancora per Santa Barbara quando siamo giunti al 20° minuto di gioco. Ricordiamo due occasioni a favore degli Liquisati, purtroppo sfumati. E in questo momento prendiamo un poco di evidenza di pressing dei primi minuti. Ecco che sarà un fallo. In questo momento si presta a battere il calciatore del Santa Barbara. Area, quest'area questa volta super affollata. Li mette nettamente fuori. Quindi rimessa a fondo a favore degli Liquisati. Cacchino, dicevo, abbiamo perso quell'intensità, quel pressing che facevamo i primi minuti di gioco, però gestiamo palla, gestiamo ovviamente con qualche difficoltà, ma ecco che questo portiere il problema di messa al fondo è proprio il nostro portiere Niki che si presta a battere. Ancora rimessa non benissimo dal nostro portiere. Ecco che regaliamo un fallo laterale. Santa Barbara, ancora Garofalo, ancora si tratta di fallo laterale. Fallo laterale a favore del Santa Barbara, prende qualche metro. Si questa battere il numero 7, Rocco Nicola, mette verso il centro. Ancora gestisce palla il numero 4, Scavanelli Anillo. Cerca di andare via, ci riesce in qualche modo, fuori gioco a favore del Santa Barbara. Anche in questo caso, dicevo, poteva starci, quindi va bene. Siamo giunti al 22° minuto di gioco, ricordiamo ancora il parziale, 0-0. Ecco ancora il nostro portiere Nicky. Come dicevamo la scorsa settimana, che ci sono giunti anche questa volta Giovinco, sì, fuori gioco. Questa volta era al di là nettissimo il nostro Giovinco. Dicevo, i saluti che ci sono pervenuti durante la settimana. Vogliamo risalutare il nostro grande capitano, ex capitano degli Liquisati, Caputo Enrico, che ci ha ringraziato con tanto affetto per i saluti della scorsa settimana. Ancora l'amico Garofalo. E mio fratello che ormai ci segue da tutta l'altra parte, che la scorsa settimana era qui e quindi adesso è in Germania, quindi un caloroso saluto anche a lui, a Nino, al mio fratello Nino ovviamente, e a tutti coloro che vogliono interagire. Ricordiamo ancora SMS sul numero di cellulare del nostro Giacchino Cavaliere, che tutti voi avete liquisati nel mondo.
calcio d'angolo a favore degli Inquisati. Ecco che si presta a battere ancora il nostro numero 10 Saturno. Salgono le torri. Io mi sento quando sono. Ecco che ancora Saturno, benissimo, no, il portiere che riesce, ancora Mattia, bruttissimo il tiro di Mattia, l'ha presa male ma ci stava. Quindi rimessa dal fondo a favore del Santa Barbara. Dicevamo, la partita sarà sugli Cusati del Mondo Live, quindi tutti coloro che sicuramente siete inventanti, seguirci. Ancora Mattia che non riesce, però ottimo questa volta l'intervento del numero 3 del Santa Barbara, riesce per via. Ancora Mattia, questo c'era anche questo era al di là, quindi ancora fuori gioco, si presta a battere ancora il numero 3 del Santa Barbara, Alessandro Crescenzio. In avanti ancora Mattia che spizzica le sue leggermente pallone, ancora Garofalo, bene, non ci pensa su due volte e cambia gioco dall'altra parte. Però ancora il Santa Barbara che gestisce palla con il numero 9. Ecco ancora Marotta non riesce a mettere a terra, fallo nettissimo ai danni del nostro Boiano. Ecco che il nostro mister si fa sentire, vuole ovviamente più pressing sulla palla, vuole che la nostra squadra reagisce di più. Ecco ancora il nostro Garofalo che si presta a battere, ancora Garofalo non riesce a Saturno, il nostro Iannuzzi, fallo a favore del Santa Barbara. Ancora, ecco, fallo che si presta a battere il numero 6 per Santa Barbara, Amato Leonardo. Ancora Amato Dunca, dove c'è il nostro Marotta. Ancora Mattia per Saggiomo all'indietro. Ancora Iannuzzi non riesce però a venire, ancora per Saturno, però prende palla, ancora Saturno che si porta in avanti, ancora Saturno gioca per Marotta all'indietro, ancora per Garofalo non riesce a servire Saturno, però conquistiamo un fallo laterale. Ancora Marotta per Saturno conquistiamo ancora un calcio d'angolo, quando siamo giunti al 26esimo minuto di gioco. Sempre il nostro Saturno, salgono le nostre torri, vediamo su questo calcio d'angolo dal lato opposto della nostra postazione. Ecco, mette benissimo sul primo palo, dove però non arriva Marotta, no, peccato, Marotta cerca in agrobazia, le mette direttamente fuori, passa sulla traversa del portiere Scaranella e quindi rimessa dal fondo a favore del Santa Barbara. Quando siamo giunti al 27esimo minuto di gioco, ricordiamo il parziale, sempre 0-0. Ancora fallo laterale, ancora a favore degli Cusati, si presta a battere il nostro De Luca. E Luca ovviamente che fa segno proprio come di smarcarsi. Ancora Iannuzzi, vediamo se riesce a prendere palla, si gira. Prima si può riesce. Ancora Santa Barbara, fallo concesso. Santa Barbara, quindi ovviamente il nostro mistero di far sentire, dire di non spingere il calciatore, di non fare falli inutili quando specialmente siamo dall'altra parte. Ancora fallo ai danni del nostro capitano. Ancora Garofalo, ecco, bene, mette il campanile dove c'è il nostro Iannuzzi e fallo assolutamente sì. Vai in mezzo Aldo,
quindi fallo a favore degli Cusati da ottima posizione, anche se lateralmente da lì possiamo osare a metterla in mezzo e magari chissà il colpo di fortuna che fino adesso non ci ha aiutato. Ecco che ovviamente il nostro numero 10 vuole la distanza, che in questo momento viene della guida, è data. Ecco che salgono un po' tutti, aria super affollata, rimane solo Garofalo all'indietro. Ecco Saturno, bene le braccia del portiere Ranillo, ancora la palla rimane lì dove però Mattia non si accorge, quindi può ripartire nel contropiede nel Santa Barbara. Infatti ecco ancora per il numero 9, benissimo Giovanni, non ci pensa su due volte e va a finire lontanissimo e rimane addirittura su un albero. E quindi ecco che ancora è il Santa Barbara in avanti, cerca di andare in avanti ma conquistiamo un fallo laterale, fallo laterale a favore degli Cusati. Quanto siamo giunti al 30° minuto di gioco, ancora De Luca, ancora Gesuè cerca la giocata e l'ultimo tocco è proprio del calciatore del Santa Barbara, ancora per il nostro Iannuzzi, Iannuzzi che va via, ancora cerca di andare via, non riesce la giocata di Iannuzzi, quindi Santa Barbara che riesce, gestisce palla, Gesuè, fallo concesso al calciatore della Santa Barbara. Si tratta di Amato Leonardo. No, fermati, le guardo un po'. Ancora. Dai, voglio, giriamoci. Qualche difficoltà, vediamo Amato, la mette in avanti per il calciatore della Santa Barbara, il numero 11, cerca un cesto di palla, poi l'ultimo tocco è proprio del nostro De Luca, quindi ancora fallo laterale, è proprio il numero 8, Rovelli Aniello. Ancora De Luca, le mette in avanti per gli Annunzi, dove non arriva, per Giovinco, per Giosuè, sono due, no! Non si, due, infatti, addirittura va a far perdere il tempo. Ecco che... E questo secondo me era uguale a quello di prima, Gioacchino Cavaliere, quindi io non ho visto male, ma bensì ho visto bene che la quale l'arbitro sui fuorigiochi mi lascia a desiderare. Io poi sono molto parziale, molto diciamo, secondo me non c'era questo come non c'era quello là di prima. Ecco che ovviamente l'arbitro va sulla panchina. Per pensare perché hanno fatto giustamente, si sono fatti sentire. Ecco ancora Saturno, per Saturno, bene la giocata di Saturno, ottima, bene ancora Saturno, fallo, danni di Saturno, no, e dicono di no, però assolutamente c'è stato il tocco e poi erano in due, quindi si tratta di fallo, ottima la posizione di questo fallo. Vediamo chi si presta a battere, io credo proprio Saturno. Ecco che ovviamente tutto è pronto e dalla distanza, da quella posizione credo che ovviamente opterà per il tiro. E siamo all'incirca a una decina di metri, Gioacchino Cavaliere, dalla nostra, dall'area rigore. 28 metri. Ecco, ancora il nostro... Saturno, Saturno, vediamo Saturno che si presta a tiro, Saturno, Saturno, peccato, si abbassa all'ultimo momento, sfiora il palo del portiere del Santa Barbara, comunque buona la punizione del nostro Saturno, rimessa da fondo a favore del Santa Barbara, si presta a battere sempre il capitano Amato, li mette lunga dove c'è il nostro Saggiomo, riesce a prendere palla alla campanile. Ancora il calciatore del Santa Barbara che riesce per seguire il numero 11, ma fallo. Dai, che c'è altro. Per il gioco di rientro. E quindi questo c'era tutto. Ancora il capitano Amato mette in avanti. Ancora
spizzica il nostro Saggiomo per il portiere, il nostro portiere Nichi che ovviamente fa segno ai nostri uomini di salire. Palla messa a campanile dove c'è Nuzzi che non riesce a mettere a terra. Ancora Marotta per Saturno Aldo, ancora Saturno all'ultimo momento, l'ultimo tocco la toglie sui piedi del nostro piccolo Giovinco. Ancora il capitano Amato imbatte sul nostro Saturno, riescono ad uscire fuori in una situazione difficile in Santa Barbara, però il nostro capitano Saggiomo assolutamente sulla palla, era intervento netto sulla palla del calciatore del Santa Barbara, e vediamo comunque a terra addolorante il calciatore Saggiomo. Però io credo che Giacchino, questo è ovviamente stato sportività, non c'è stato il tocco del numero 3, intervento da mio diciamo tosto, è stato un intervento duro però non cattivo, e non c'è stato nessun fallo, quindi diamo un ballo laterale, palla fuori, ecco che ecco ancora ovviamente dice l'arbitro non ci stava nulla, se ovviamente si è trattato della caduta, che è caduto male, però in effetti l'intervento è stato pulitissimo come dicevo poc'anzi. Ecco ancora dove mi che giustamente istruiscono palla e gli applausi sono delle panchine. Ancora il nostro Garofalo, in questo momento rientra in campo il nostro capitano, mettiamo palla fuori, fallo laterale, regaliamo fallo laterale ancora, no, l'ultimo tocco è di un calciatore del Santiago, quindi ancora Marotta, mamma mia, con suo fallo, e quindi peccato perché regaliamo spesso queste falle laterali così, queste controfalle. È l'arbitro un po' pignolo. Beh, diciamo che in effetti ancora Aldo, Saturno che gestisce palla, ottima la giocata di Saturno, ancora Saturno, tenta troppo, infatti perdiamo palla. La riconquista ancora Saturno, a sua volta la riperde, ancora serie di batti e ribatti, e ancora Mattia. Non riesce a servire il nostro Iannuzzi, quindi il Santa Barbara con il numero 4 dall'altra parte cambia gioco, dove c'è il capitano che la spizzica per ancora Santa Barbara che gestisce palla, mette in avanti dove non c'è nessuno, quindi possiamo tranquillamente gestire addirittura della rimessa dal fondo a favore degli accusati. Quando siamo giunti al 37esimo minuto di gioco, ricordiamo ancora il parziale 0-0 qui al campo sportivo Papa Giovanni. Ancora Nichi, lunghissima, dove Saturno non arriva, ancora il numero 10 del Santa Barbara lo mette in avanti, ancora Saggiomo mette a terra, qualche difficoltà il nostro Marotta che scivola, però prendiamo un fallo laterale, si presta a battere ancora Marotta, Mattia torna per Marotta, mette in avanti per Giovinco cerca di andare via, ci riesce ancora Giovinco, cerca di servire Iannuzzi, non riesce in questo caso, quindi ancora il Santa Barbara che ne approfitta, può cambiare gioco dall'altra parte dove c'è il numero 11, gestisce bene, palla bene il nostro capitano. Ancora fallo laterale, ancora De Luca per Saturno la mette a terra, ancora per il nostro De Luca, ancora Mattia cambia gioco dall'altra parte dove però non arriva il nostro Marotta. Vediamo ancora se riesce ancora a prendere palla. Marotta, fallo a favore del numero 4 del Santa Barbara. Si resta a battere.
Stasera Giacchino Cavalieri, ricordiamo, commedia Camerota, commedia teatrale ovviamente, che vedrà di scena anche il gruppo Gli Accasati con i fratelli Sale e Pepe, con uno sketch che verrà poi ovviamente premiato, se non vado errato, anche Gli Accasati nel mondo in questa occasione, per ovviamente la tenacia, la presenza del nostro Giacchino Cavalieri sempre su ogni fronte. Torniamo alla partita, fallo in questo momento a favore del Santa Barbara, si presta a battere proprio il numero 4 Scavanelli Agnelli. Ancora ovviamente Agnelli che fa segno ai propri uomini di smarcarsi e mette in avanti dove c'è il nostro Gesuè che cambia d'altra parte, rimette in fallo laterale a favore del Santa Barbara in fase di attacco. Questa pure fa, ecco quello che dicevo, se è controfallo quello di prima, questo assolutamente è lo stesso, quindi neanche, non ne fa passare. Neanche a farla forza l'arbitro subito non c'è, sembra come fuori gioco. Quindi fuori gioco a favore del Lucusati, è proprio il nostro portiere Nichi che... ecco, quindi fallo laterale, avevo ragione io. Mi scuso, però in effetti alla fine Giacchino Cavalieri avevo visto bene io. Ancora prendiamo qualche metro, ma ancora di fallo laterale si tratta. Si presta a battere sempre il nostro Marotta, rimette in avanti dove però non c'è nessuno dei nostri, quindi la Barbara che gestisce palla, cambia gioco dall'altra parte e subisce anche un fallo il numero 8 del Santa Barbara. E ovviamente il nostro mister fa sentire, perché in effetti, come dicevamo, siamo partiti benissimo, veramente con ottime giocate, e in effetti abbiamo avuto due belle occasioni da rete, non le abbiamo sfruttate, però in effetti Lucusati ha giocato fino al 30° minuto, adesso è già da 10 minuti che non riesce a rigiocare come prima, e il nostro mister ovviamente scusa un poco i nostri ragazzi. Ancora De Luca comunque che gestisce palla, all'ultimo tocco è proprio da un calciatore del Santa Barbara, si tratta di fallo laterale a favore degli Accasati. Ancora Iannuzzi, fallo ai danni del quindi fallo concesso agli Accasati, si presta a battere ancora il nostro calciatore De Luca. De Luca rimette lunga per Iannuzzi, Iannuzzi che la spizzica per Giovinco che non arriva purtroppo, e quindi ancora pallone rimesso in avanti dove può tranquillamente accompagnarlo fra le braccia del portiere. Ora Garofalo che viene servito in questo momento per li mettono avanti per Iannuzzi, Iannuzzi che la spizzica per Giovinco che non arriva ancora sulla giocata di prima, però Giovinco questa volta cerca di andare via in mezzo a due, non riesce, quindi Rossei che vuole accompagnarla non riesce, l'ultimo tocco è proprio del nostro Giovinco, quindi rimessa da fondo a favore del Santa Barbara quando siamo giunti al 42° minuto di gioco. Ricordiamo ancora il parziale 0-0. Che problema il calciatore del Amato, batterà la rimessa da fondo, è Baratta Ido, rimessa lunga ancora è il nostro capitano per Saggion, il nostro Gesuè, ancora per Mattia, in avanti per Iannuzzi, bella, bella, è stato servito benissimo, ancora no, assolutamente non si può, questo mi dispiace, quello di prima, posso diciamo scusarlo, consentirlo al nostro Giovinco, ma questo no, perché si trattava in una posizione ottima, da solo, ha calciato malissimo sopra la traversa, peccato per noi, la terza occasione non riusciamo a portare in vantaggio il nostro Lucusati, due occasioni per Giovinco sfumate, voglio dire in male modo, e una De Luca, quindi si trattano di tre occasioni nette
a favore degli Cusati per andare in vantaggio. Il parziale rimane lo stesso, siamo giunti al 44esimo minuto, sempre 0-0, ancora De Luca che dice l'arbitro alla fine l'ha toccato vicino al braccio. Ecco che voglio dire, Giacchino, non si può, voglio ritornare sull'azione di poc'anzi. È stato un po' frettoloso. In effetti era da solo, non capisco come mai poteva tentare la giocata a terra, mettersi il pallone tranquillamente a terra, addirittura andare in rete con molta facilità. Comunque ritorniamo alla partita, ecco che il Santa Barbara che va in avanti con il numero 4, gli mette il nostro calciatore, quindi calcio d'angolo a favore del Santa Barbara. Quando siamo giunti ormai alla fine dei primi 45 minuti di gioco, si presta a battere il numero 8 Rovarelli Aniello. Ecco, ancora calcio d'angolo, effettivamente il nostro mister sta amareggiato, ma non di poco, ovviamente per le tante occasioni. E grandissima parata il nostro portiere Nicky che la rimette direttamente nel calcio d'angolo, e ecco che ancora si tratterà di calcio d'angolo, ancora si presta Santa Barbara, sta chiudendo il primo tempo in attacco, ecco che sempre il numero 8 Giacchino rimette sul primo palo direttamente e rimessa dal fondo. Siamo giunti alla fine, dicevo, dei primi 45 minuti, vediamo già siamo l'arbitro, nel ecco, due minuti in questo momento, l'arbitro fa segno che ci saranno due minuti da recuperare. Quindi il nostro Tenichi la rimette in avanti dove c'è il nostro Giovinco, vediamo se riesce a mettere a terra, se riesce con qualche difficoltà, ancora per Marotta per il fratello Marotta, quindi ancora in avanti, ecco ancora il Santa Barbara che cerca di andare in avanti, la rimette direttamente fra le braccia del nostro portiere Nicky che serve in questo momento Marotta che va via ancora in avanti, non serve bene il nostro Saturno, in effetti si fa sentire, siamo nell'ultimo minuto di recupero, ultimo minuto di gioco, ancora fallo laterale a favore del Santa Barbara che, come diceva Giacchino, chiuderà in attacco questi primi 45 minuti. Ve lo ricordiamo, fino a questo momento il Santa Barbara non c'è mai impensierito, il nostro portiere non ha fatto neanche una parata, noi abbiamo avuto diverse occasioni, anche se imprecisi, anche le nostre, non è che abbiano, diciamo, impensierito il portiere della Santa Barbara, perché abbiamo proprio buttate fuori e di abbondantemente dalla porta difesa del portiere Scarranella. Rimessa a fondo a favore delle Cusati, ancora il nostro Saggiomo cerca della in avanti ancora per Mattia, fallo a favore degli Cusati. Penso il che tempo è terminato, no, è terminato il tempo dei due minuti. Vediamo se farà battere l'arbitro questa punizione, ecco che ovviamente dice l'arbitro che è qualche metro indietro, e la panchina del Santa Barbara si fa sentire che è finita, dicono i due minuti di recupero, però l'arbitro secondo me ha tutta intenzione di far battere questo fallo e poi fischierà alla fine. Ecco che ancora Marotta cerca di servire ancora Saturno in avanti, ancora Saturno la rimette, ecco, e in questo momento fischia la fine dei primi 45 minuti di gioco. Giacchino Cavaliere, giusto un commento a caldo, dicevo tre occasioni a favore degli Cusati, purtroppo sprecati in malo modo, ecco quello che facciamo, spieghiamo tanto, cose che non dobbiamo fare, non ci possiamo permettere, perché in effetti quando si deve e le occasioni si sfumano così una dietro l'altra, poi avremo difficoltà per andare in vantaggio e magari vincere la partita. Questo è tutto, andiamo tutti a prenderci un bel tè caldo, un saluto, a risentirci a dopo. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti, palla che tra il Santa Barbara. Siamo sostituzione 2 e 4, dai, te lo dico io. Sì. Esce il 2 e il 4, entra il 15 e il 17. Benissimo, quindi c'era giustamente il mister del Santa Barbara, esce il numero 2 e il 4, entra il numero 15 e il numero 17. Quindi torniamo alla partita. Ancora Santa Barbara mette in avanti dove c'è Saggiomo.
ancora per De Luca, ancora Mattia, per le file degli accusati nessuna sostituzione per il momento, ancora Mattia, mette in avanti dove però tranquillamente fra le braccia del portiere, ancora Marotta, ancora per fallo a favore del fallo, ancora Saturno, ecco Saturno che fa segno ovviamente la distanza. Roma vincite, non so se mi spiego, è messo. Ecco ancora Saturno. Bene Saturno, rimette pallone preso con la mano, però in effetti era attaccato al corpo, quindi l'arbitro secondo me in questo caso ha visto bene, benissimo. Ancora Mattia che cerca di andare in avanti, pallone messo a campanile dove ancora il nostro De Luca non riesce a prendere palla, quindi però conquistiamo un fallo laterale in zona d'attacco. È proprio il nostro De Luca che si presta a battere, ancora il portiere, ottimo l'intervento del portiere, è benissimo, mette la porta ancora Giovinco, ma no Giovinco! Questo mi dispiace, è gravissimo anche questo, Giacchino Cavaliere, cioè era stato fortunato in primo momento, il nostro Giovinco viene così regalato una palla e che butta ancora fuori in male modo il nostro piccolo Giovinco. Oggi non è in giornata, Giacchino Cavaliere. No, è in giornata come palle colle, vabbè, imprecise. Si trova sempre sulla palla, ma... Ancora Marotta. E poi Santa Barbara che stare in avanti con il numero 9, ottima la giocata per il numero 11, dove c'è Marotta che sa rimbattare in primo momento, poi De Luca, bene. Ottima la giocata per Saturno che gestisce palla, la mette in avanti dove però non riesce, però mentre stavolta il nostro Giovinco, ancora fallo laterale a favore degli Cusati, ancora Saturno che ovviamente vuole essere servito, non viene servito in questo momento, ancora Marotta mette a campanile, ancora per Saturno, ancora fallo laterale proprio sotto la nostra postazione, si presta a battere il nostro Marotta, ancora Marotta. Ancora Santa Barbara riesce a prendere palla, le mette in avanti dove c'è il nostro capitano, ancora però riescono con il numero 8 che gestisce sul lato opposto, fallo ai danni del nostro numero 8 Mattia. Ecco che si appresta a battere il nostro Garofalo. Ancora Giovanni la mette in avanti, nulla, ancora il Santa Barbara in avanti, ancora per Marotta, ancora bene per Marotta, benissimo la giocata per il piccolo Giovinco che non riesce ad impattare. Ancora Garofalo far girare palla per... Chiama Luca, campanile rimessa in avanti. Cecchino, io queste giocate non condivido perché in effetti ai uomini da questa parte liberi poteva tranquillamente fare il cambio di gioco e non buttare un pallone così in avanti, quasi alla via del parroco, come si diceva una volta. Ecco. Quindi possiamo gestire palla, possiamo giocarla, ripartire con tranquillità. Torniamo, ecco che il numero 15 ne è entrato, tira direttamente, abbondantemente al lato della nostra porta del nostro portiere Michi, rimessa da fondo a favore del Cusati, e questa battere ancora Michi, ancora Marotta fa girare palla per Garofalo, ancora Garofalo per Saggiomo per De Luca,
ancora cerca di andare via, non riesce, ancora De Luca per Mattia la mette in avanti per Iannuzzi che mette a terra in questo momento il nostro Gesue che va a servire. Iannuzzi non riesce a prendere palla, quindi ancora è il Santa Barbara che ci spinge palla. Garofalo si mette una zampa, ancora De Luca, ancora il nostro Gesue. Ecco, calcio d'angolo a favore degli Icusati, quanto siamo giunti al sesto minuto di gioco. Sesto minuto di gioco, ancora calcio d'angolo. Ecco Saturno, area super affollata, ancora Saturno, mette ferma lotta, ancora Giovinco, cerca la coprazia. Questo tocco c'era, tiro di Marotta che non è preciso ancora, il tiro di preciso, l'ultimo tocco però si tratta proprio di un calciatore del Santa Barbara. Ancora calcio d'angolo a favore degli Icusati, cresce degli Icusati, ancora area super affollata, vediamo in questo momento ancora Saturno mette in avanti, dove però viene fischiato, carica portiere, quindi fallo a favore del Santa Barbara. Peccato per noi Giacchino, perché in effetti Manotta aveva fatto un buon tiro, poi impattato vicino un calciatore del Santa Barbara, la quale poi hanno concesso il calcio d'angolo. Ancora Santa Barbara in avanti con il numero 17, cerca di mettere a terra, non riesce, quindi approfittiamo con Mattia che gestisce palla, la mette lunga dove però non c'è nessuno, quindi va direttamente fra le braccia del portiere del Santa Barbara, dove rimette lunga, dove Marotta ancora gestisce, ancora Mattia, ancora non riesce a impattare, quindi fallo laterale in fase di attacco per il nostro Icusati, si presta a battere ancora Saturno. Vediamo movimenti sulla panchina degli Icusati, vediamo Isidoro, vediamo ancora controfallo a favore del Santa Barbara, ancora la rimette lunga per il numero 11 in avanti, benissima giocata del numero 9 dove però ci mette una pezza il nostro capitano, ancora Marotta per Mattia, ancora Mattia cambia gioco per De Luca, ancora De Luca, ottima per Gesue, ancora Gesue cerca di fare la fila, ci riesce in questo momento, va via in mezzo a due, fallo nettissimo, questo è da munizione, in effetti viene messo mano a cartellino, ecco, in effetti ammonisce il calciatore del Santa Barbara, quindi ammonito al decimo minuto di gioco il numero 9, se non vado errato, dovrebbe Aristide. Ancora il nostro Garofalo che si presta a battere proprio sul cerchio del centrocampo, dove c'è ancora spizzica. Rete di Giovinco che segna, voglio dire, questa volta non è più difficile, ma io poi la devo dire tutta questa, in effetti il portiere ci ha messo delle su, comunque bene così, comunque andiamo in vantaggio con Giovinco, importante al decimo minuto del secondo tempo l'Icusati si porta così in vantaggio con il nostro Giovinco. Bene, ci voleva il gol. Ecco, tutto è pronto per riprendere il gioco. Ancora il portiere Michi che vuole scorra il pallone fra le sue braccia. Ancora lunga.
dove non arriva il nostro Giosuè, il del Santa Barbara che cerca di gestire palla, dare in avanti, ecco Gianluca che in effetti stavolta non bene, ecco ancora De Luca, fallo laterale a favore degli Cusati. Quanto siamo giunti al 11° minuto di gioco, ecco il primo cambio, il gatta di Isidoro, vediamo, prenderà il posto di Pino Marotta se non vado errato, che ha chiesto più volte il cambio, vediamo. Poi ancora Aldo che cerca di gestire palla, ci riesce, ancora Aldo va via, benissimo la finta di Aldo, ancora Aldo la mette in mezzo, dove però non c'è nessuno, è Marotta che arriva, ecco, cerca di calciarla, non benissimo, quindi ancora Garofalo, si mette pressing il nostro Ricusati, ovviamente fuori gioco, quindi ancora cambio, il primo cambio per le file degli Ricusati, ecco che entra come dicevo con il numero 16 il nostro Isidoro, esce con il numero 4 Pino Marotta. Pino Marotta, buona la prestazione di Pino Marotta, era da qualche minuto che cercava il cambio, ovviamente bellissimo, ha dato tanto. Bene, per me è una pagellata 7, voto 7 per il nostro Pino. Ha gestito bene più volte palla, quindi fallo a favore degli Ricusati, ancora ovviamente il nostro Garofalo che si presta a battere. Poteva in effetti dargliela prima. La... Era in porta, giù. Ma sempre mezzo. Ecco che sicuramente la metterà in mezzo, dove sì, fuori gioco di Giosuè. Quanto siamo giunti, Giachino, al 13° minuto di gioco, ricordiamo il parziale 1-0 a favore degli Ricusati, il secondo tempo ovviamente del secondo tempo. Che si tratta tra sempre il capitano Amato, mette in avanti dove c'è Marotta, ancora abbiamo un momento sulla nostra panchina Ernesto, bene la seconda Saturno, mancato tutto bene il tiro, non è stato dei migliori del nostro Saturno, però bene la giocata in effetti, prima e seconda, ecco, non si devono sbagliare, poteva fare qualche metro in più, sì assolutamente, in effetti il nostro mister margiatissimo e anche noi qui dal Buna, poteva ancora avanzare qualche ancora metro e calciare meglio questa palla il nostro Saturno, come dicevamo poc'anzi, sprechiamo troppo. Non possiamo permetterci di chiudere la partita. Sì, dobbiamo chiudere la partita assolutamente. Non ci possiamo permettere di sfumare tutti questi gol, in quanto abbiamo visto cosa è costato le volte scorse quando abbiamo sfumato tanto. Quindi voglio dire, ecco ancora fallo laterale a favore degli Ricusati. Ancora Marotta per Isidoro, ne è entrato. Ancora Marotta che ha qualche difficoltà, il nostro Isidoro. Isidoro in effetti perde palla, non ancora è entrata ancora in partita, e Saggiomo che gestisce questo fallo laterale, addirittura viene anche spinto, quindi vediamo se ovviamente farà battere il fallo, sì, tratta di fallo, mettere il pallone a terra in questo momento il nostro Garofalo lunga dove non arriva Giosuè, fallo questa volta è del calciatore del Santa Barbara ai danni del numero 3 d'Alessandro Crescenzi. Ancora ovviamente il Santa Barbara mette la palla in avanti, vediamo ecco. Ancora per Garofalo, rimette fuori in fallo laterale
è sempre per Santa Barbara, è sempre il numero 8 che si presta a battere, si tratta di Rovelli Agnelli. Controfallo. Ecco che è il nostro De Luca, dal lato opposto della nostra postazione, come dicevamo. Ancora Mattia cerca di gestire la palla, ci riesce, ancora per il nostro De Luca, ancora per Saggiomo per il nostro Annuzzi che va via bene, ancora Annuzzi ancora impatta bene, ancora vediamo, fallo nettissimo a danni del nostro Giovinco. Bene questa giocata del nostro numero 9 Annuzzi, che con forza riesce a portare in avanti e così a subire il fallo il nostro Giovinco. Vediamo Edwin, siamo all'altezza oltre 40 metri dalla porta avversaria del Santa Barbara, si presta a battere sempre il nostro Saturno, il nostro numero 10 Saturno, sicuramente non credo che da lì tiri in porta, vediamo cosa alla fine deciderà. Vediamo Saturno, no, tira e quindi fuori gioco anche del nostro capitano Saggiomo che era al di là. Quindi rimessa dal fondo a favore della Barbara. Santa Barbara che, come dicevamo, fino adesso non è che ci abbia impressionato più di tanto. Ancora il nostro Mattia ancora gestisce palla per Saturno, per De Luca, scuso, ancora per De Luca per Saggiomo cambia per Iannuzzi per Mattia, ancora Gesuè, perde palla quindi il Santa Barbara che può ripartire, ancora rimette palla in avanti dove c'è il nostro Saggiomo che subisce un colpo, in questo momento l'arbitro mette un fischietto, quindi fallo ai danni del nostro capitano Saggiomo. Resta a terra dolorante, speriamo nulla di preoccupante, ma non credo, perché in effetti in questo momento si rialza. E ci sarà ancora un altro cambio fra le file degli accusati, entrerà con il numero 15 Ernesto. Vediamo quando siamo giunti ormai al 18° minuto di gioco, si presta a battere ancora il nostro Garofalo ovviamente che fa segno ai propri uomini di marcarsi e di prendere spazio in aria. Ecco Garofalo rimette mezzo dove però non riesce ad impattare il nostro Anni, ancora il Santa Barbara che gestisce palla, le rimette in avanti dove va direttamente sul nostro De Luca, quindi l'arbitro fa segno di proseguire perché in effetti si trattava di fallo, ma era anche in vantaggio, nel senso stavamo in fase di attacco e quindi ha dato la regola del vantaggio. Ecco ancora, si tratterà di fallo laterale, si presta a battere ancora il nostro De Luca, rimette lunga dove c'è Iannuzzi che non riesce a segare palla, quindi va direttamente fra le braccia del portiere della Santa Barbara. Quanto siamo giunti al 20° minuto di gioco, ricordiamo ancora il parziale 1-0 a favore degli accusati. Gol al 10° minuto del nostro piccolo Giovinco. Ecco Saturno che lascia il posto per il numero 15 Ernesto. Fallo laterale proprio da campo. Ancora Marotta per Giovinco, l'ultimo tocco per il proprio di un calciatore del Santa Barbara, quindi fallo laterale. Andiamo qualche metro, ma ancora di fallo laterale si tratta. Quindi è Marotta sempre per Giovinco. Ancora Giovinco tenta la giocata, non riesce ancora Giovinco, però questa volta bene per Pellegrino che non viene servito. Volta Marotta, quindi fallo laterale a favore del ancora Pellegrino, ancora Ernesto, fallo concesso al nostro Ernesto. Si resta a battere ancora il nostro Garofalo vuole ovviamente la distanza del calciatore di Santa Barbara, lo ottiene in questo momento,
Ecco, ancora mette sulla panchina degli Liquisati il Garofalo Alessandro. Ancora bene per De Luca, ottima la giocata, veniamo De Luca, mette a terra la palla, ancora De Luca, De Luca, De Luca cerca di andare via, non riesce, ancora De Luca, fallo, bah. Fallo leggermente generoso. E siamo giunti al 21esimo minuto di gioco, quindi dicevo 1-0 a favore degli Chiusati, mancano 24 ancora 24 minuti al termine. Ancora Marotta, ancora Isidoro, Isidoro per Giovinco, Giovinco ottima questa giocata per il nostro Iannuzzi, a sua volta cambia palla ma il Santa Barbara che può ripartire. Ancora De Luca, riesce a prendere palla, ancora è smorzato, quindi l'ultimo tocco è proprio del nostro calciatore De Luca, quindi fallo laterale a favore della Barbara. Malissimo, malissimo la battuta del fallo laterale del calciatore, infatti viene concesso il controfallo. Ecco ancora il nostro De Luca, si attinge a battere. Ancora Garofalo, Garofalo per Gesue, Gesue che non riesce a prendere palla, quindi ancora Mattia però che prende palla, per Ernesto, Ernesto, Ernesto che si porta in avanti, ancora non riesce però, impatto, quindi ultimo tocco è proprio fallo concesso. Allora, a favore del Santa Barbara, ancora vediamo dove il nostro Saggiomo che viene fattonato e quindi fallo concesso a ancora Garofalo, ancora si fanno sentire i nostri sostenitori con Pedardi, ecco Garofalo verso il centro dell'area dove c'è Mattia, non riesce, impatto, ancora cerca di metterla in avanti a campanile il giocatore del Santa Barbara, ancora ancora il nostro capitano, bene ecco ancora movimento sulla panchina degli Cusati, abbiamo solo un 3 che si riscaldano, 2 sono stati i cambi, sì, possono effettuare tutte e 3 le sostituzioni, vediamo. E ancora fallo laterale nettissimo, fuori ancora Marotta, ecco in avanti, fuori gioco del nostro Pellegrino. Quando siamo giunti ormai al 24esimo minuto di gioco, ricordiamo ancora il parziale 1-0 a favore delle Liquisati. Ancora bene la giocata dall'altra parte del calciatore del, ecco che vediamo in effetti il tiro non è stato il migliore del calciatore del Santa Barbara del numero 8, però è l'unica occasione che abbiamo concesso fino a questo momento. Ecco che effettivamente il nostro mister si fa sentire e dice di non fare come la scorsa settimana, di stare più attenti, ecco, di non al contropiede, di non prendere gol in contropiede e soprattutto di essere più attivi come eravamo fino a qualche minuto fa, come giustamente avevamo partito il primo tempo. Speriamo che veramente con le forze fresche che stanno per entrare possiamo riprendere di nuovo padronanza del campo. Fallo a favore, ecco che ancora il nostro mister si fa sentire e ha tutte le ragioni per far sentire in questo caso, perché in effetti concediamo troppo, anzi regaliamo troppo, se mi vuoi consentire Giacchino Cavaliere, in quanto dovevamo gestire meglio palla, possiamo gestirla, abbiamo le forze di gestirla palla, e delle volte cadiamo in delle ingenuità alla quale perdiamo più volte palla.
ancora il Santa Barbara in avanti, però il nostro Saggiomo che ci mette una pezza, la mette in avanti per Iannuzzi, ancora Iannuzzi, non riesce in primo momento a gestire palla, il Gesuè, bene Gesuè, ottima la finta di Gesuè per Mattia, ti è in mezzo a due, non riesce a servire però a sua volta Giovinco, ancora il nostro Marotta, ancora bene l'ha giocato, no, assolutamente non c'era nulla, in effetti questa volta sta a terra, in effetti però non c'è stato, non si è trattato di palla e non l'aveva neanche fiscato, ecco che ancora serie di scaramuzze, che nulla di cattivante, nulla di preoccupante, perché in effetti dopo alla fine l'hanno buttato palla, che ecco che la regala al portiere il nostro Ernesto, non si è giocato per qualche secondo per le cose, quindi ancora Isidoro, ancora il nostro Gesuè che va a terra, fallo la danno di Gesuè, ecco che si prende anche non si delle perché calcia direttamente sulla rete dove ci sono i nostri sostenitori, rosso, seconda ammunizione. E quindi ovviamente prende gli applausi l'arbitro di tutti i sostenitori delle scusate, quindi si trattava del doppio giallo, ecco che in effetti abbandona il campo il capitano, se non vado errato, del Santa Barbara, si tratta del numero 8 Rovelli Aniello, che viene espulso al 27esimo minuto di gioco, doppio giallo, ancora il nostro Garofalo, Garofalo che ovviamente dice la propria squadra di salire, di prendere posizione, comunque Giacchino, noi dobbiamo ecco brutto. Ma che cazzo finisce? Non ho capito stavolta cosa abbia fiscato, se ha fiscato un fallo, perché in effetti fuori gioco non si trattava, se c'è stata qualche trattenuta lì in area che non ho visto, però questo assolutamente non c'era nessun fuori gioco, ti ripeto, penso che ovviamente si trattasse di un fallo. Bene, ancora il gioco di rientro del nostro Iannuzzi, quanto dicevo siamo giunti al 30esimo minuto di gioco, ricordiamo il parziale 1-0 a favore degli Liquisati, e qualche minuto fa è stato espulso il numero 8 del Santa Barbara per doppia ammunizione, quindi il Santa Barbara che è in 10, ancora il numero 15 che si porta in avanti, ancora però Iannuzzi che riprende palla, Ernesto che era al di là, nettissimo, tutti e due, anche Giovinco, nettissimo la posizione di fuorigioco del nostro Ernesto, ancora che effettivamente cerca di andare in avanti, il numero 7 ci riesce con una finta, poi l'ultimo tocco è proprio del nostro numero 3 Andrea Marotta, ancora per mettere in avanti Andrea che le rimette a sua volta dove non c'è nessuno, il nostro capitano che gestisce palla, ottima la rimette di esterno per Iannuzzi che va via, ancora Iannuzzi cerca la finta, ci riesce ancora Iannuzzi la rimette bene per Giovinco, ottima la giocata per Giovinco da parte di Iannuzzi, ancora per Ernesto, niente da fare, va tra le braccia del portiere alla quale viene dato anche il fallo perché l'ha attaccato leggermente il nostro calciatore Ernesto. Volevo dire bene la giocata del nostro Aldo che
per Giovinco che ha perso qualche secondo per calciare, quindi ancora il Santa Barbara si parla con il nuovo entrato, con il numero 15, ancora fallo laterale. Oh, Michele! Dietro! Ancora, ancora di esterno il nostro capitano, gli annunzi, dove non riesce però perde. E quindi può gestire con il numero 3, cerca di andare in avanti, però De Luca che prende palla, ancora De Luca. De Luca, vediamo cosa farà. Sì, c'è, tutto benissimo De Luca, ottimo De Luca, bella la giocata di De Luca. De Luca tutto bene, ma tranne il tiro di De Luca, bene, mamma mia, peccato, peccato per noi, ancora sfumiamo, sfumiamo. Allora, De Luca 2, avete inviolato, insomma, che non ha concluso, e 2 per Giovinco, quindi ovviamente sono 5 le occasioni sprecate dall'Icusati. Ancora Mattia. Ancora per Iannuzzi, ancora per Ernesto, Ernesto che calcia anche lui non bene. E stiamo facendo dei regali enormi da Barbara fino adesso. Laterale rimessa da fondo. Agli altri ne bastano 2 occasioni per fare 3 gol. Ma io non capisco, infatti è vero. Noi, mi ricordo con Montano, che pure lì non è che abbiamo giocato benissimo, però comunque abbiamo avuto diverse occasioni da gol. E niente, alla fine pareggiano e tempi di recupero. Un pallone messo in avanti così, come si vuol dire, tanto per buttarlo, e vanno a vincere la partita. Quindi voglio dire, a noi ci va tutto storto, agli altri magari da tutto a favore. Fallo laterale, ancora un cambio per le file degli Icusati. Entra con il numero 18 Pompeo Scarpitta, lascia il campo il nostro piccolo Giovinco Gennaro Boiano. Gennaro Boiano che ovviamente quest'oggi ha un poco da lamentare, comunque ha portato lui in vantaggio gli Icusati, anche se 2 occasioni belle, nettissime, l'ha buttate fuori. Ancora. Ecco ancora. Ancora. Ancora Annuzzi. Annuzzi la cambia per il nostro Ernesto. Ernesto. La mette lunga, lunghissima, quindi fallo laterale per il Santa Barbara. Ancora De Luca. De Luca protagonista poc'anzi di una ottima discesa, ma di un brutto tiro. Ancora Gesuè. Gesuè indietro per Garofalo. Garofalo che gestisce l'ultimo tocco, è proprio del Santa Barbara. Se non vado errato, l'ha toccato con le mani, infatti si tratta di fallo. Punizione, in effetti fallo fuori degli Icusati, si presta a battere sempre il nostro Garofalo. Mette lunga dove c'è Mattia, ancora per è entrato Ernesto, Ernesto che lo mette indietro dove Marotta, stranamente a sua volta in avanti, dove c'è Iannuzzi che non imbatta bene la palla, ancora De Luca, bene per Garofalo ci pensa su 2 volte, mette in avanti Mattia, ancora per Ernesto, fallo laterale, l'ultimo tocco è proprio del calciatore del Santa Barbara. Siamo proprio sotto la nostra postazione, si tratta di fallo laterale, è proprio Marotta che si presta a battere. Ecco bene, ancora un cambio, entra con il numero 14 Garofalo, Sander, esce Mattia. Quanto siamo giunti al 35esimo minuto di gioco, 10 minuti al termine. Ecco ancora anche per le file del Santa Barbara c'è un cambio, entra con il numero 13, si tratta di
D'Alessandro Luca, esce con il numero 3 D'Alessandro Crescenzio. Ancora è Aldo che gestisce palla, non riesce. Primo momento, poi cambia in dove c'è Gesué. Questa volta ancora serie di batti e ribatti. Ancora Annuzzi, Annuzzi che se la porta in avanti in qualche modo. Poi alla fine tira non benissimo, quindi può tranquillamente rimettere in avanti il portiere del Santa Barbara, dove c'è il nostro capitano. Ancora Ernesto, Ernesto per il nostro Annuzzi, Annuzzi, madonna, Annuzzi in mezzo a due, e gol! Rete del Leondato, del nostro Scarpitta, Scarpitta che porta così a due reti il Liquisati, 2-0 a favore del Liquisati, il numero 18 è Leondato, Scarpitta, bene, non ci pensa su due volte, tira, ecco, un bellissimo gol, quindi doppio vantaggio del Liquisati, quando siamo giunti al 37esimo minuto del secondo tempo, Liquisati in vantaggio per 2-0 sul Santa Barbara. Ecco, ecco che ancora, ancora ancora okay. Sarà ancora un cambio per le file degli Liquisati, ancora si deve gestire, come, perché c'è Garofalo che è addolorante, quindi ha chiesto il cambio. Bello questo rinvio da parte del nostro portiere Michi. Ancora Santa Barbara in avanti, ancora Ernesto che prende palla per Gesué. Ancora ecco un cambio, ecco l'ultimo cambio per le file degli Liquisati al 38esimo minuto. Vediamo chi lascerà il campo. Entra con il numero 13 e Torre Nunzio. Michele, tu vai centrale, siamo più giù. Lascia il campo, come dicevamo, Garofalo che si vedeva, cioè che cambiava, che chiedeva il cambio già da qualche minuto. Quindi entra con il numero 13 e Torre Nunzio. Esce Garofalo Giovanni. Ecco che. Okay. Ancora via da Vasquallo, e che Torre è penetrato, prende palla ancora e Torre per Marotta, Marotta ancora in avanti per il nostro Annuzzi, Annuzzi per Ernesto, Ernesto, bella la giocata di Ernesto, ottima per Annuzzi, bella, ancora si scambiano tra i due, ancora Ernesto che cerca di tenere palla, ci riesce Ernesto, un grande combattente il nostro Ernesto per Marotta. Ancora di esterno il... ecco che effettivamente da chiedere scusa, e se non ha fatto un gesto molto bello il calciatore del Santa Barbara, il numero 11. Siamo arrivati al 39esimo minuto del secondo tempo. Quindi 39esimo minuto del secondo tempo, ricordiamo ancora il parziale 2-0 a favore degli Liquisati. Ecco che entra di fallo proprio quasi a metà campo. Entra con il numero 16. E quindi vedi l'allenatore subito butta fuori il numero 11. Rola Tommasino, entra con il numero 16 Agresta Giuseppe. Ancora bene Marotta, ancora per il nostro Ernesto, bene Nunzio, ci pensa su due volte, la mette in avanti a campanile dove non riesce però a tenere palla, mettere a terra al nostro Annuzzi, quindi fallo laterale a favore del Santa Barbara. Quanto siamo giunti oltre il 40esimo minuto di gioco. Ancora Isidoro, mette in fallo laterale. Ancora controfallo a favore degli Liquisati. Ecco che ovviamente un tempo l'arbitro dice di alle luci, tempo ancora Marotta,
Marotta mette per gli annunci dove non arriva ancora, però Isidoro bene questa volta, dove gira di esterno il nostro Annunzi, ancora bene Garofalo, ancora Gesuè. Gesuè poteva starci anche il fallo su questo, quindi fallo laterale concesso al Santa Barbara. Ancora il nostro capitano per Ernesto, ancora per De Luca, Marotta, facciamo girare palla, ancora. Ancora va in avanti il numero 7, fallo, fallo del numero 16 del... Assolutamente, fallo si tratta, ma c'erano due calciatori degli accusati, quindi... Quindi è stato ammonito il nostro Isidoro su questo fallo. Dicevo, qualcuno aveva chiesto l'espulsione, ma assolutamente ci stavano altri due calciatori degli accusati, non era né l'ultimo uomo né fallo cattivo che poteva riguardare come cartellino rosso, quindi viene ammonito giustamente il nostro calciatore Isidoro. Ecco ancora Michele, occhio! Siamo il numero 6 che si presta a battere. Leonardo. Quando siamo giunti ormai al 43esimo minuto di gioco. Tira direttamente in porta dove è Nicky. Posso definire una telefonata. Il nostro gran Nicky. Mette lunghissima dove c'è il neoentrato e Torre con il tacco. Non arriva però il nostro Annunzi. Ancora la rimette lunga. Ecco che il nostro Saggiomo riesce a gestire palla, quindi è Santa Barbara che si porta in avanti e tira direttamente tra le braccia del nostro portiere Michi. Quanto siamo giunti al 43esimo minuto di gioco, ricordiamo il parziale 2-0 a favore degli accusati. Ancora in avanti il nostro Aldo, ancora Aldo che gestisce palla. La palla Aldo la perde comunque in un momento, quindi ecco Ernesto chiede palla nell'area, è entrato Pompeo non lo sposti facilmente fisicamente. Ecco, siamo Pompeo appena entrato, dopo qualche minuto porta gli accusati in doppio vantaggio, quindi sul 2-0. Buono il tiro di Pompeo, ancora, ecco di nuovo Pompeo, stavolta però fallo, fallo concesso alla Santa Barbara, si presta a battere Amato Leonardo, che in questo momento indossa la fascia del capitano, in quanto, ecco, ancora la rimette direttamente in fallo laterale a favore di Cusati, si presta a battere il nostro Gesù, no, lascia per Ernesto è entrato nell'ultimo minuto, ultimo minuto di gioco, quindi ancora Torre la mette nel secondo, dove non arriva il nostro Scarpitta per poco non arriva su questa palla, bene comunque la giocata di Ettore, dove finisce comunque il fallo laterale che in questo momento viene battuto, ancora bene Iannuzzi, ottimo Iannuzzi, vediamo Iannuzzi, alla fine perde palla, e va bene, effetti ha giocato, ha corso tanto, non ha segnato quest'oggi, ma però ha dato tanto, come sempre il nostro Iannuzzi, ormai ci ha abituato al suo modo di giocare, così combatte fino all'ultimo. Ancora Marotta che va via, ancora Marotta la mette verso il centro dove c'è il nostro Pompeo, vediamo Pompeo lascia per gli Annunzi, non tira benissimo comunque, ancora mette lunga,
quando siamo giunti ormai al 45esimo minuto, ecco il recupero, 5 minuti, ci saranno 5 abbondanti minuti. Ancora, ancora è Gesué, Gesué, fallo concesso ai danni di Gesué. Ancora si presta a battere il nostro De Luca. De Luca ovviamente che vuole che i propri compagni si smarcano in questo momento. Ecco, no, fallo, fallo. Ecco che si presta a battere il capitano Amato, ancora che gestisce palla dall'altra parte, quando Isidoro lo mette in fallo laterale, fallo laterale. Ancora cambio gioco dove c'è Gesué, la rimette in avanti. Ancora chiede palla e il nostro torre, vediamo se viene servito. Ancora non benissimo il nostro Iannuzzi questa volta, quindi ovviamente diceva che si poteva cambiarla tutta dall'altra parte, la quale ovviamente c'era l'uomo solo, il neontrato, il torre, fallo laterale. Quanto siamo giunti al 47esimo minuto di gioco, mancano meno di 3 minuti al termine. Ancora Marotta, ancora Marotta, ancora per De Luca. De Luca la mette in avanti dove c'è Ettore, Ettore che non riesce a tenere palla in campo, quindi fallo laterale a favore del Santa Barbara, dove ancora cerca con una finta il numero 10 di andare in avanti e concede il fallo in questo momento al Santa Barbara. Ancora si scepalla con il numero 15, si porta e cambia il gioco dall'altra parte per il numero 17, mette, cerca di mettere palla a terra, tira direttamente, ecco che poteva, se ci avrebbe creduto Giacchino, questa poteva essere un'azione interessante del Santa Barbara. Ancora Saggiomo, Saggiomo che gestisce palla per il nostro De Luca, ancora De Luca. Dicevo, Giacchino Cavaliere, un'ottima partita del nostro Ricusati quest'oggi, ha subito poco, quasi niente il nostro portiere Michi, veramente che se vogliamo darci un voto solo per una uscita alla quale diciamo neanche c'è stato molto impensierito, voglio dire ha fatto un'ottima partita che ha gestito sempre la gara, abbiamo sfumato tanto come dicevamo inizialmente, pure dopo nei primi minuti del secondo tempo le occasioni le abbiamo avute, alla fine abbiamo conquistato, io direi in questo punto, una vittoria quando siamo giunti al 49esimo minuto di gioco, 2-0 degli Ligustati, un 2-0 meritatissimo, ripeto, per la prestazione. Ancora fallo laterale a favore del Santa Barbara, ancora Isidoro che la mette in fallo laterale, fallo laterale gli ultimi 50 secondi. Ancora De Luca, grande combattente De Luca anche da terra, anche questo l'ultimo, faceva bello Garofalo, benissimo Garofalo, grande, bene bene bene, bella anche la giocata di Scalfitta, però che alla fine non riesce. Ancora l'impatto, ancora Ernesto, bene l'ingresso di grande, però l'ingresso di Garofalo molto, con tanta grinta, molto efficace. Ecco che in effetti in questo momento fa fallo a favore del Santa Barbara. Quanto siamo giunti ormai alla fine, sì, 5 minuti in questo momento sono terminati, l'arbitro sicuramente farà battere questo fallo. Ecco che De Luca la mette in avanti in questo momento, gli annunzi per Ettore, però vediamo che l'arbitro
in questo momento ancora fa giocare l'arbitro. Quanto siamo giunti ormai abbondantemente oltre il 45esimo minuto, oltre il 50esimo minuto, mi scuso, dei 5 minuti dati dall'arbitro, e con questo momento sicuramente fischierà la fine. Dicevo, grande partita, grande tiro del Ligusati, ecco, fischio finale. Quindi Ligusati si aggiudica questa vittoria, 2-0 sul Santa Barbara, un'ottima partita, dicevamo, come qualche secondo fa, abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo non sfruttate al meglio tutte, un 2-0 dicevo meritatissimo. Il Ligusati con questa vittoria e con il recupero può agganciare la capolista. Con questo è tutto, concludo dicendo saluto sempre tutti quanti voi di Ligusati nel mondo che ci seguite da tutte le parti d'Italia e dall'estero. Un bacione a voi tutti da Alfonso Pepe e da Gioacchino Cavaliere. Grazie a voi di Ligusati nel mondo. Grazie. Buonasera, alla prossima.